ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Poi guardate lì dietro, io non so quanta roba veramente ci sta, ma... Così, no, così. Come amica, eh? Ah, vai! Basta che ti sento addosso. Vai! Sì, se trovi un computer, un telefono... Grazie mille per tutta la famiglia vostra. Noi ci abbiamo due bambini. Uno da 15 anni, uno da 10, e la Romania. Ah, stanno in Romania. Quella da 15 anni fidanzato. Vi dicono mai a zingari, queste cose così. Ma ti è stato morso? Cioè, guarda, sto in realtà mi ha morso pure a me, lo sai? Me lo dai a me, ma allora... Ma che te do te, no, te pare? Ma sono i miei, però. Porelle, no, mi dispiace, pure a me mi ha morso, però geloso. Non gli ho detto niente, sì. Significa che se io faccio leva e questa cade, te schiaccia, eh? Non lo sveglia, vedi? C'hanno comunque tutta la pavimentazione dentro, tutta, vedi, la parete rifatta, lampadina. Ti sei fate. Troppo aggressiva! Io dico la verità, sì, quello ma, non capisci. Ma tu puoi dire la verità in maniera più tranquilla, non è che ma devi... che maniera? Non lo conosciamo! Ma più Oggi siamo tornati qui su Viale Marconi, in realtà una parte un po' nascosta di Viale Marconi che praticamente confina quasi con la parte di Ostiense, il gasometro eccetera, perché c'è la famosa fabbrica abbandonata della Miralanza. Tutti ci hanno sconsigliato di venirci perché oltre ad essere abbandonata è anche abitata da tante persone che per difficoltà o per altro vivono lì dentro in una situazione di degrado estrema, direi. Ci siamo portati oggi questo ragazzo, come ti chiami? Claudio. Claudio. Sì. Che vive qua e che ci porterà un attimino a vedere la fabbrica. Poi c'è Mattia, che giustamente gli brutano le mani oggi. Quindi c'è da una parte la guida, dall'altra, capito, la guardia del corpo. Ci sono appena no, sono io che meno. Tu sei quello, no. Tu sei il pacere. No, io sono la guardia del corpo che difende gli altri da cicalone. Perciò se vi interessa la fabbrica della Miralanza, bene. Voi vi aspettereste che io poi vi dico di mettervi la ciminiera tra le chiappe. Invece ho visto una cosa migliore, che so, una bella pianta di cactus gigante da mettere tra le chiappe. Hanno cagato dappertutto. Sì, così vedono dove entriamo noi. Allora, tu sei la guida, vai avanti e ci fai vedere la strada. Consigliamo di seguirci perché ma effettivamente tanto non è facile. Tanto c'è una carrozzina abbandonata. Sì, allora, cercano di detriti, di immondizia. Il carrello, se volete, fortezza ovunque. In genere la guida è quella sacrificabile, quella sì. Che va avanti e se succede qualcosa almeno muore solo lei, capito? Vabbè, può essere pure che aspettano l'ultimo e poi fanno fuori dall'ultimo al primo, no? Partono dall'ultimo. Secondo me fanno fuori prima il più grosso. Ammazza. Allora, qua vedete insomma la miriade di sporcizia, poi più ci avviciniamo più ne troveremo. Quello era un vecchio accampamento e ultimamente l'11 gennaio c'è stato un grosso incendio qua, su questa parte. Questo qua era praticamente un tempo la caldaia per il saponificio. E sì, ecco, guardate a terra... Insomma, cose non proprio qui c'è sicure. Un coltello. Sì, sì. E qui ecco, ci abitavano fino all'incendio. Se date un'occhiata dentro vedrete che è tutto completamente devastato. Che tra l'altro, scusate, qui è stato murato per evitare che la gente c'entrasse. Allora, intanto io già vedo che ci sono delle boccette di medicinali qua. Sì, esatto. Più di uno poi. Più di uno. Qui è pieno, tra l'altro. Qui ha preso tutto fuoco. Mamma mia, qui ha preso fuoco brutto. Eh sì, è... C'è stato un grosso incendio. No, ma qui proprio a livello strutturale, guarda, le travi, tutto, plastica, metallo. Sì, è stato veramente... Occhio qua per terra, ragazzi, che ci sta di tutto, eh. Ci stanno pure dei buchi. Un bel incendio, fortunatamente o sfortunatamente, non ha intaccato la parte del tetto di questa parte della struttura. Ma quello che... potrebbe cadere in qualsiasi momento, perché sì, vedo esatto. Che alcune travi sono cadute. Quelle esatto, sono travi proprio del tetto. Esatto, e questa era l'unica parte ma ancora... Sagatorio, ma quindi dici che potrebbero cadere delle travi? Vuoi andare a controllare se magari c'è qualcosa là sotto da verificare?
come volete, se mi volete far sacrificare, ma magari passando ce l'ha un'assicurazione scuola di botte qualora l'esploratore dovesse venire meno. Cilalone. Va bene, mi fido allora. Comunque, quelle travi lì sono quelle del restante tetto che manca, perciò deve essere venuto giù il tetto. Poi c'è un mucchio altissimo di stracci. Sì, sì. E vedo che praticamente tra divani, sedie, oggetti, attenzione ai flaconcini, è pieno, siringhe e flaconcini. Credo che qui ci vengano pure a fare qualcosa oltre. Ma prima, degli sgomberi, sì, qua era un luogo di spaccio e alcuni appunto ci si venivano proprio a fare di nascosto perché si presta molto bene essendo isolato e distante da tutti. Poi è stato rioccupato nuovamente da diverse famiglie rom che vivono dall'altro lato. E prima dell'incendio ci vivevano una coppia di signori, ho parlato l'altra volta con un altro gruppo di rom, sempre mi hanno spiegato la situazione, sono scappati, insomma. Ma occhio lì, che quello è che non mi sembra proprio solido. No, questo incendio quando è scoppiato? L'11 gennaio scorso c'è stato. Ah, questa adesso? Sì, 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 okay. Sì. Ci sono stati un sacco di... Tra l'altro io vorrei far vedere pure strutture importanti, tipo una porta d'acciaio che peserà veramente tantissimo. Poi qui ci sta veramente tutto. Comunque, essendo stata una cosa recente, qui non c'è la più semplice norma di sicurezza, cioè qui non è stato messo in sicurezza niente. Addirittura lì c'è una porta d'acciaio che potrebbe cadere in qualsiasi momento. Esatto. Quelle sono travi che potrebbero cadere in qualsiasi momento. Qui ferri che potrebbero cadere in qualsiasi momento. Qui per terra è tutta una situazione che secondo me chiunque mette un piede. La cosa grave è che come siamo entrati noi senza nessuna difficoltà, possono entrare dei bambini che giocano al campo qui accanto. Niente buche. Igienico, ovviamente è tutto schifo. No, ma poi adesso la gente non lo sente, ma qui c'è una puzza di plastica bruciata fortissima. Plastica, tossica, guano. Sì, cioè, poi mischiato tutto con pioggia, tutto quello che si trova lì. Poi guardate lì dietro, io non so quanta roba veramente ci sta, ma ci so di tutto, alluminio, amianto, pezzi di qualsiasi metallo possibile e immaginabile. Sì, e qua quello che trovavano i rom appunto lo trasportavano e l'ammucchiavano qua, quando ha preso fuoco ovviamente. Ma ha preso fuoco ovviamente non si sa perché, ma... Probabilmente un incidente causato dalla cottura di qualcosa o dal fuoco che usano loro per scaldarsi. Sì, anche perché, scusate, qui ci facevano le grigliate, qui vedo della roba per fare la griglia. Con tutto il bene del mondo, qui qualcuno ha fatto una griglia, qui guardate, quello è rame. Avete pure i muretti là. Per sì, ma, ok, vedete lì per terra comunque, quelli sono qua, fili di rame spellato che è stato bruciato. Cioè sta... Mo' a caso così non è che... Comunque, regà, uscimo da qua che veramente non si respira. Questa è la famosa porta di metallo che peserà veramente tanto ed è appoggiata. Significa che se io faccio leva e questa cade, ti schiaccia, eh? Non è che c'è grande alternativa. Diciamo, dal punto di vista di messa in sicurezza c'è questa parte che è stata murata. Però credo tempo 5 minuti è stata smurata, questa dove siamo entrati noi. E poi qui giustamente qualcosa pure è murato lì, qualcosa è murato di qua. Poi di là c'è un'altra entrata per l'altra parte, sennò poi per andare nella rimanente zona si passa da questo lato qua. C'è tutto il passaggio, se ci vogliamo andare così magari incontriamo anche insomma, la popolazione locale, ovvero gli tra virgolette abusivi insomma, che hanno occupato qua. Ecco qua ci stanno... Questo è il cagnetto di uno di loro, insomma, sono i cani dei residenti. Ovviamente è un classico il cane che contro... Attenzione qua che c'è sta pure qua tutto materiale. Altro, finché c'è sta il cagnetto che è lungo 10 cm, che esce fuori in pitbull, qua lo tocca piano. No, però so così i cani loro, sono piccolini. Occhio qua. Okay, questa era l'altra entrata. E adesso si va più avanti e ci sta proprio l'entrata vera e propria della parte... che vogliamo andare a visitare. Ecco, lì vedete uno dei residenti, la colonia dei gatti e niente, ci avviamo. Qui vedo che ci sta comunque un sacco di materiale buttato praticamente. Sì, purtroppo è tutta una discarica. Comunque, vedi. Aperto. E questa è l'entrata, allora questo è il cane qua, bello. Che ovviamente è la guardia. C'è il cane a guardia. Ovviamente sempre il contrasto fra degrado totale. Vai, vai avanti te, va bello. Calo. Guarda,
qua. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Siamo tirati, un video su queste donne. Magari parliamo con qualcuno di voi, ci raccontiamo un po' la situazione. Si va? Sono cani. Sì, sì. Vabbè, qui è diviso praticamente. Da una parte c'è quell'altra parte che ha preso fuoco, giusto? Di là? Quella è la parte che ha preso fuoco e c'è la rete. Ma quella è pericolante però, cioè rischia di cadere. Cioè non c'è paura che quella crolla? Nel senso che... Un po'. Quando salve. Muriamo, no, no, vabbè. No, oh. Se quella cade fa un bel botto. Non stiamo là. Cioè una roba comunque che c'è da... Per tanti anni. Ma poi immaginate pure la ciminiera, se quella viene giù fa un bel botto. Ma e non avete paura sta qua che crolla? No, dici. Ciao. Senti una cosa, quando è scoppiato l'incendio? Aspetta, via, saliamo. Era un incendio casco. Grosso. Oddio. Tutto a posto? E chi è che... Con permesso, Prego. Con permesso, ciao, ciao a tutti. E beh, quando è scoppiato l'incendio grosso... Se non volete essere... Non c'è avete paura che veniva pure di qua? Andiamo là, mai. E vi hanno aiutato? Sì. Avete provato sì. Pure voi a spingerlo con i pompieri? Sì, si hanno chiamato i pompieri, sì. Da non sta con noi nessuno qua, di quelli... Non c'eravate? No, chiaro, non era nessuno di nostra zona. No, no, ma noi più che altro pensavamo quanto era pericoloso il fatto che cadesse, sì, che no, prendesse fuoco. Noi non stiamo là mai per questo, ho paura. Noi siamo internet. Sì. Da quant'è che state qua? 7-8 anni. Sì. Da dove siete d'origine? Romania. Romania. From Romania. Yes. Sì, internet, non è televisione. No, non è televisione. Tranquilli tutti. Salutiamo YouTube, salutiamo Google e Facebook. Viviamo in Italia con la malattia, E quindi state qua da 7 anni? Sì, qua. Da 7 anni. Venuto poliziotto. Non fanno un casino, non fanno questo, stiamo tranquilli. No, ma è tutto ordinato tra l'altro. Sì. Quante famiglie siete? 7-8 famiglie. Questo è tutto a posto. No, adesso sono andati. Che succede? Sto a parlare con lui. Siamo di un canale YouTube. Ah, ok. Non siamo a televisione. No. Tu vai un po' di là perché dovrai sapere quello che succede. Senti una cosa. Allora. No. Vedi, ragazzi. Dai, scherziamo, Scherzo, capirei come... Però prendimi un po' in braccia però. Sì, ma allora un po' in braccia. Se vuoi parlare qua, allora devi fare di tutto. Devi mettere il braccio. La prostituta sia giornalista. È la specialista sulla Hai sentito che devo fare la prostituta, devo fare io. Devo fare allora, la prostituta. Che dobbiamo fare? Potevamo fare un paio di domande, tipo da lui che era gentile. No, tu mi prendi in braccia, allora così. E io ti spiego tutto, perché tutto nessuno parla meglio di me italiano qua, ok? Ho abbracciato, però tu mi lascia. Così, comincia a fare un film. Così. Tu mi devi prendere in braccio. Così con mia amica, Basta che ti sento addosso. Vai. Mi sento forte. Ecco, insomma di... Di che cosa stavo parlando? No, stavamo parlando. Da quant'è che state qua? 7 anni, lui mi ha detto. Io veramente sto... Sì. Ho quasi 8 anni. E come vi trovate qua? Una meraviglia. E senti, ma bagni, cose così, come lo fate? Non c'avete niente? Fammo come una volta, hai visto in campagna che fai il bagno? Tutto a sé, no? Fai tipo uno spazio e poi ci metti la terra sopra. E poi metti pure il cesso. E l'acqua dove la prendete? La fontana? Qua, fontana. Perciò voi vi portate tutti i cosi. Ecco, i bidoni, tutto. Ecco, là i bidoni. Ti porto da me. Vuoi vedere la mia baracca? Sì, magari. Sì. 7 famiglie, mi diceva. Ma di che canale siete? YouTube. Hai rotto il cazzo. YouTube non va bene. Vieni qua. Lo sai perché vi aiuto? Vieni con noi. Perché è una bella cosa YouTube. YouTube sì. Scusa, io stavo ascoltando, bevo una bella Ceres. Di teatro. Però qua non vi aiuta nessuno, solo io. Perciò... Aggressivo sto cane, Ma no, mi tocca rinviarlo poi. Bravi, basta che non mi toccate più, vi muzzica, è mia. Vi muzzica. Sia lei sia lui, è mia. Sono andati via. Sì, perché non mi piace. Non gli piace sta qua. Certo, ma quando l'inverno non fa freddo? Fa freddo? Parla bene. Ma qua chi comanda? Quindi sei tu che comandi? No, devi dire le cose come stanno, non è come cazzo. Ma lei comanda lei.
Non comando, ormai siete non comanda nessuno. Ho accettato, però mi devi dare 100 euro adesso. Sì, io sono povero. A me 10 euro? Allora, no. Claudio Romano. Prima tu mi hai detto... Tu mi... Oh, ascolta, ascolta, perché questo... Tu mi hai detto, se mi abbracci parli... No, 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 no. Tu mi hai detto, se mi abbracci parli, io ti ho abbracciato e mi devi parlare. No, giusto? No. Sì. Ma mi rifiuto. No, non vale. Vale. Se, comunque vedi ragazzi, possiamo dire una cosa, che noi, io e Simone, entriamo dovunque e ci trattano tutti bene. Tanto noi ci abbiamo dalla... No. Tanto vedete ragazzi, ma noi non vogliamo mica ma scusa, ma una volta si diceva che nei campi robe comandavano gli uomini, qua comanda lei. Ho detto, sai, ormai comanda lei. Faccio vedere un film. Sì, uno stilo di vita da una donna. Deve rispettare, quando una donna stava così come sta, deve rispettare. Stai in condizioni che te le dico, se no, poi rompe il coglione. Lo vedete che qua vince un'altra cosa? Comanda la donna perché la donna rompe di più. Come in Inghilterra, Mare Britannia, comandano le donne. Vlad. Non lo so. Una parola rumena? No, è una puntata che è una serie che si chiama Vlad. E sei te, tu e lei. Che significa Vlad in inglese? Guarda, sangue. Vlad significa sangue. Vlad, no, che vuol dire Adrian. C'è Leo. Sembriamo noi, però. Posso chiedere una cosa? Cioè, per esempio... Uguale, Adesso vediamo. Io per questo firmare che l'ha fatto l'ho chiesto 10 euro, non mi interessa che io metto sul tubo, io voglio 10 euro adesso, adesso grande Roma di Craiova, vi bacio YouTube. Però non è che noi facciamo, lo facciamo per soldi, grande. Capito? YouTube non è la televisione. Non diamo, esatto, no, soldi, soldi a nessuno. Noi abbiamo la, come si dice, la prestanza fisica che ci permette di entrare dovunque, la scherzo. No, a parte una cosa, scusa, volevo sapere, ma quando dormite qua? Tu sei un ragazzino per me, ok? Ci ho fatto una scherzata. Lo sappiamo, si dice a Roma, a Canna Corbino, a Canna Corbino. Quando andate a dormire, non c'avete freddo qua dentro? Sì, ci abbiamo i coppettini grossi. Di coperti tre. Roma non fa tanto freddo. Vieni, ci fa vedere dentro. Che? Vieni con noi. Che ti faccio vedere? Hai detto ci fa vedere dentro? La baracca? La casa? Di me ti faccio vedere. Ah! Deve scaricare tutti i paroli che le ha detto. Però intenditrice, Li fai stop quelli. Sì. Mette in difficoltà quello grosso. Alla fine mi faccio i miei doveri e alla fine faccio vedere. Perché lui ha moglie su YouTube che dice che vado. Esatto, io il 28 agosto mi sposo. Vedi, mi chiamo al matrimonio davvero. Mi chiamo, mi fai invitazione al matrimonio. Non trovi più all'altro. Sei di Roma? Io sono di Roma. Di Roma, noi siamo di Roma. Ah, di Roma, sì. Quanti anni c'hai? Io in Italia c'ho più di 17 anni. No, 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 tu stai 17 anni che stai qua. Sì, in Roma. Però quanti anni hai tu? 39, 83 di agosto. 39 anni? Sì. Papà ha 4 figli. 15. Yasmina, Ramona, Patrizia e Antonio. E senti, durante il giorno che fate voi? Andiamo a bidone raccogliere roba, faccio mercatino, ti faccio vedere. Mercatino? Sì. Ma che questo ruba tutti i cuori del mondo? Questo è un ladro... Ruba tutto il cuore. Ah, mercatino. Ah, il mercatino, bello, sì. Ruba anch'io là. Ruba i cuori. Io mi faccio mercatino, mi trova la roba al signore che mi trova una bidone, mi ripulisco, mi preparo, mi lavano i vestiti e me lo vendono là. Quando lo vendono la roba, guardare anche lui, anche io. Va bene, ciao. All'amica gli piace bere? Tutti i giorni. Tutti i giorni. Per dimenticare. Senti, possiamo vedere una baracca, una? Sì, fai vedere. Via con te. Ma vabbè, riuscite a qui. Cucinare qui? Sì. Ma fornelli, frigo? Ah, c'hai la bombola? Sì. Ah, perfetto. Scusatemi, vi siete divisi praticamente in nuclei familiari? Tutti sono separati. Cioè, ogni famiglia c'ha un'area? Sì. E state altri tranquilli? Altri vado chiedere al semaforo, altri pulire con i vetri, lavano i vetri, altri chiedono al semaforo, tanto di cose. Altri vadono a bidione, a secchione. Lo raccogliamo così come stiamo. Quelli che vengono della Croce Rossa, che vi aiuta a papà, che vi davo cazzi popolare, niente. Niente. Non ci fa, io ho 4 figli nati a Roma, non mi ha dato niente. Ma invece dal punto di vista di volontariato, c'è qualcuno che vi porta, che ne so, mangiare? Qualche volta mai vengono questi della Croce Rossa, i volontari che portano un po' di zucchero, paste, fagioli, un po' di olio, basta, pochissimo di roba.
non sempre. Ma ogni tanto viene? Ogni tanto la cosa, sento l'olore a testa, vengono, dice a quello campo che sono 7 famiglie, deve portare qualche bustina di mangiare e basta. Sì. Quanti anni c'hai tu, posso chiedertelo? 32 anni? Io ce n'ho 30, siamo quasi coetanei. Tu da quanto è che stai qua? Eh? Che vivi qua, da quanto? Quasi un anno che cosa. Ah, un anno, quindi da poco. Da poco, dai, io non vengo, sto quasi un mese che cosa, 2 mesi, me ne vado a casa, vengo, trovo la roba. A casa dove, Romania? Romania. Ah, quindi fai avanti, cioè ogni tanto ritorni. Prendo la roba, vado. Ma la roba da qui in Romania? No, vendiamo qua, facciamo un po' di soldi. Andiamo. Qual è la cosa che si vende di più, che voi trovate? Questa che troviamo per noi. No, però qual è l'oggetto? Uno dice, se lo trovo, quello vale un sacco di soldi. Che uno butta in genere. Non lo so. Non c'è uno specifico. Che ne so, un computer, una radio. Eh sì, se trovi un computer, un telefono. Oh. Lo prendono in giro perché parla. Eh beh, lui è giovane. Lui è giovane e bello. Se c'è una cosa, cerca la moda. Ma provi mai a cercare lavoro, fa qualcosa a livello del lavoro. Io ho già lavorato in campagna, mo 5-6 anni fa. Ho lavorato a Foggia, a campagna. Ma scusa, per esempio, perché tu adesso domani non provi ad andare a cercare lavoro, che sia un bar, a un mercato, non riesci a trovarlo? No, di dove? No, ti lascio, no. Ma io volevo per trovare un lavoro, da adesso non mai trovi un lavoro come stava prima. Il fatto che magari sei straniero, pensi che questo possa incidere negativamente sul fatto che trovi lavoro? Questo penso. Capita mai che... Tu lo so chi sei, ok? Sì. Se hai parlato del YouTube, tu lo sai chi sei. Io lo so chi sei. Caduto un tu cimino. Vai in giro pure per il termine. Brava! Sì. Allora ci conosci! Allora ci conosci! È andata a fissa per Mattia! Allora ci conosci, quello che va a fare video a termini! Sì, è lui! Ciao cari! Aspetta di là che mo arrivo di là! No, non ti preoccupare. Non si parla veramente. Lo sai perché dico io? Perché so sempre gente che vanno per secchioni, non vanno a Ronzo, non vanno a fare. Giusto, è quello che noi, quello, cioè, mica noi... È quello che ha detto lui, ha detto proprio. Qua non... Hai trovato zero. Però se vuoi sapere qualcos'altro più interessante, te lo dico io. Oh, ci sta, mi sta a battere i pezzi ufficiale, raga, davanti a tutti. Mi sta a battere i pezzi. O 100 euro o la prestazione. Qui trovi zero, qua non trovi ancora, niente. A noi non dobbiamo cercare niente. Noi, a noi... Bello! Guarda se devo far capo, No, non è vero, ti ho riconosciuto subito. Ti ho rotto il zio. Ah, ecco, ci ha riconosciuto. Ma voi, durante la strada, no? Vi dicono mai a zingari, queste cose così? Vi capita mai? Questa zona no, perché sono abituati con noi, non facciamo male a nessuno. Questi che abitano su palazzini, questi ne conoscono tutti. No, ne conoscono tutti persone di queste zone. Qualcosa da me? Noi non lasciamo persone. Canardino, quelli che vanno casino. Stavano tutti a guardare. Cioè, stavo un ragazzo magro, no. Sì, ma sei troppo aggressiva. Sei troppo aggressiva. Io dico la verità, sì, ma non capisci. Ma tu puoi dire la verità in maniera più tranquilla, non è che ma devi... che maniera? Non lo conosciamo. Ma più tranquilla, però, perché devi arrabbiare così? Quando c'è stato l'incendio, tu stavi sul ponte, tutta incappucciata. Sì. Allora ho parlato con te. Allora, te lo ricordi? Allora ho parlato con te. E che hai detto? Dimmi. Come ho detto? Come state qua? Non ci avete paura? E te mi hai detto che praticamente avevate paura. Io ho detto no. No, mica paura un'accusa. Di non attento a quelle parole, che conta una parola. No. Tu hai detto, è successo qualcosa qua? Sì. Allora vedi, ti ricordi? Certo. No, io vi ho chiesto adesso solo... che mi lo accenni, mi dici un momento qua. Cerco di ricordarmi. Quello fa una chiacchiera con voi. Sì, ma dire che bevete meno, beve troppo. Lì, sì. Sì. Che ci dite voi? Che diceva la signora, non ci sono bambini. No, bambini in Romania, bambini. Ah, perché infatti li lasciate lì e voi lavorate in Italia. Sì, sono figlio di dottor. Sono nipone, l'aiuto. Questo è un argomento che è molto... Questa cosa, che voi qua i bimbi non li tenete? No. Stanno in Romania? Sì. Perfetto. Noi abbiamo 2 bambini. Uno da 15 anni, uno da 15. Uno da 10, è la Romania. Ah, stanno in Romania. Quella da 15 anni fidanzato. Sì. Ah. Ce l'ha pure lui un bambino. E qui l'altro va a scuola.
Però stanno lì, ok. Sì. E non ti manca un po', che non lo vedi? Sì, ah, ma parliamo al telefonino, stiamo 2 mesi qua. Ah, ok, vi vedete, vi parlate. Ma quindi voi fate, state un po' qua e un po' lì. Sì, sì. E perché non state sempre lì allora? Perché sempre lì non possiamo, perché la Romania è povera. Noi facciamo la Romania. Che facciamo la Romania? Romania è povera, tanto povera. E quindi tu comunque... Vabbè, tu fai mille domande, no? C'ho una domanda per te. Solamente questo. Per favore, mi devi rispondere. Sì, vai. Chi ti ha detto di questo logo? Da Termini fino a Trastevere. Ma noi giriamo dappertutto. Noi andiamo pure a Milano, a Napoli. Abbiamo 5 anni qua, non ti sei fatto vedere. Ma mo' abbiamo iniziato. Se vuoi diventare famoso, io che c'ho da vincere su questo? Che ti do a te. Tutte queste saluta volontari, parti un attimo. Praticamente ci dicevi che i bambini voi li vedete, sono tranquilli. Sì, ma tu quanti anni hai? 30 anni. Ah, sembri più piccola. Sì, sono giovane. Praticamente avete 2 figli, voi lavorate qui, però mandate i soldi su in Romania e loro lì riescono a stare bene. Sì. Ma è faticoso questo tipo di vita che fate? No, è buono questo tipo di vita, ma io ti volevo fare una domanda, no? Dimmi, signora. Io vengo qui e vedo un ambiente povero, ok, tu dici in Romania c'è ancora più povertà, nel senso ancora più povertà di così, perché non ci sono le strade, cioè me lo racconti? Nunca, povera, non ci avevamo lavoro in Romania, cioè un posto così già è un posto meglio. Sì, un po' di razzismo la Romania, come anche in Italia, quando ne vedo altre persone ne razziscono, zingari, quelli, noi non facciamo male, no. Sono paesi nostri, Craiova si chiama, come Bucarest, noi siamo bravi, noi siamo uomini, noi raccogliamo della bidone che cerchiamo, vendiamo, facciamo mercatini, ci abbiamo i tesserini di mercatini, noi siamo tutti regolari, qua non abitano ladri, non abitano nessuno. Qua lavorano del lunedì fino a sabato, su mercoledì si va al mercato e basta, noi non siamo quelli. Spacciatori, tante cose, basta, qua tutti lavorano, quello per lui chiede al semaforo, se c'è da mangiare va bene, se no andiamo alla pizzeria, chiediamo un po' di pizza, di pane e basta. Questi di questa zona via della Piazza Radio ne conoscono tutti, anche i poliziotti. No, una cosa, questa cosa dei bambini, cioè tu che c'è figli lì, no? Quando stai qua... Come fai cioè tu racimoli i soldi abbastanza da mandarli là poi? Mandiamo questo. Ah, gli li mandi? Sì, c'è quelle società che fanno il trasferimento di denaro. Sì, bravo. Loro praticamente quando c'è un po' di soldi fanno il trasferimento di denaro che arriva dall'altra parte ai figli. Quello che loro guadagnano qui, lì vale tantissimo pure perché non possono lavorare lì. Qui invece riescono comunque a guadagnare dei soldi. Ma lì è proprio povera la Romania. Sì. Zero peggio guadagno, di qua così. Sì. Con tutto il rispetto, no, con tutto il rispetto, però zero comunque... guadagno, zero. Ammazza, eh. Tanto poveri. Tanto sì, poveri. Sì. E con chi vivono adesso i 2 figli? Quando facciamo la 2 settimane, 3 settimane, 40 euro, 50 euro mandiamo con quello. E là sì. 40 euro sono tanti, lì 40 euro? 40 euro una settimana. Ah, una settimana. Però con chi vivono? Con chi vivono? Con quella che mandiamo. Ina! Te vai! Ma possiamo vedere una casa? Sì. Dai, grazie. Grazie. Grazie, vieni, vieni. Vedi che sta dormendo. Senza svegliare nessuno. No, vai, ah. Vai, tranquillo. Si sveglia quello a tanto ci sarà nessuno qua. Dormi. Non lo sveglia, vedi, c'hanno comunque tutta la pavimentazione dentro, tutta, vedi, la parete rifatta, lampadina. Poi qui con i bancali hanno fatto praticamente la struttura. Chi l'ha costruita questa? Sembra una casetta di queste in montagna. Chi è che costruisce queste cose? Mazza, siete bravi. La cosa io ho fatto queste cose, la porta, questa stava così, non lo so, un ragazzo che sono andato, dalla polizia dentro l'ho fatto io e mia moglie. Ah, siete sposati voi? Mo vi chiedo una cosa, belli che siete. Ah, quella è bellissima. Coraccio, lui ha lavorato, senti come dorme. No, là è porco. Ah, là qui. È porco, non vuole. Là okay. Sta così.
E quelli... Senti come russa sta amico. Lui sta a dormire pesante. Dicevo, ma lì dietro c'è di tutta la roba che vi siete accumulati nel tempo? Sta per così tanto tempo. Sì. Di chi è responsabile? 14 anni, ma non siamo sposati da momenti, siamo insieme. Ma quanti anni c'hai tu? 26. Ah, sembra più piccola però. 27. 26. No, aspetta, 26 o 27? 27. 26, io sono dal 96. Ma... Ah, tu sei del 96. Ma perché tu morale da sua? Perché e no, ci abbiamo pure sposati. 4 figli. Ci avete 4 figli? 4, sì. 4 figli. Mazza, complimenti, oh. O a canna la pratica, oh, mamma mia. Quindi avete 4 figli. E dove stanno i figli? In Romania? Con i nonni? Sì, con mia madre. Ah, con la mamma. Però cioè, con di conto, siamo che in realtà gente che viene qua in una situazione di povertà lavorano per cercare di sostenere la famiglia. La famiglia in una condizione di povertà ancora maggiore, lontani dai cari. No, hai ragione, io pure ho una figlia e fare mi prostituirei per darle da mangiare. Se io non lavoro, se io non faccio che cosa, la compagna non lo sa che io ce lo sorge, no. Lo cercano di mangiare. Devo fare per lavorare, per trovare una cosa, posso li do ai miei bambini. Ma cavolo, cioè queste sono storie dure. Io non, lo sai che è la prima volta che sento queste storie, nel senso vivere in un campo rom con i figli lontano, sai uno sa. Sì, perché che... generalmente i campi rom i bambini stanno lì invece. Oppure li fanno lavorare, nel senso vanno a fare l'elemosina, sì. No? No, invece loro preservano il futuro dei figli in questo modo, così loro hanno la possibilità di studiare. Gli arrivano i soldi ai vostri figli, loro studiano nel frattempo e non vivono sta difficoltà. Sì, loro vanno alla scuola, a casa, non posso li prendo con me. Che cosa faccio per prendere mia famiglia? Certo. Vado con loro alla Mendoza per trovare che cosa. Così li lascio loro a casa con mia madre, vanno alla scuola, che faccio? Li mando soldi. Senti, posso chiederti qual è un tuo desiderio? Una cosa che speri per domani, qual è? Com'è? Un sogno, un sogno. Dorinza attacca a sono il Dio, se il Dio vuole farvi cambiare vita. Qualcosa sì, se no niente. E Dio ti dà, ma non, se tu non ti muovi non lo fai. Certo. Aiutati che Dio ti aiuta. Ma nel sogno c'è più vivere in Romania meglio oppure portare la famiglia in Italia? No. La Romania se ce l'hai soldi va bene, se no non trovi niente. È il tuo sogno, come dice lui. No, scusa, a me mi fa chiudere, rendi conto, no? In Romania se c'è soldi sono non vale niente, però e lui vive qua. Cioè ti rendi conto che in realtà a Cana saprà. Io ti voglio in casa, perché sembra, dico io una coppia. C'è, mi ha detto a me, ma hai rotto il suo. Tu lo sai, ma lui sta dicendo la stessa cosa. Ma io lo so, l'ho visto, perciò ma mi dite una cosa, ma qua se ma litigate mai fra di voi? No. No, vabbè. Lei ha prima ha detto no. Lei ha detto no. No, ma infatti siete tranquilli. No, casino no. No, che magari uno magari beve, non tu perché te non bevi, ho visto che non te non bevi, ho visto. No. Mi metto la musica, sto ascoltando. Che adesso che sei piace, venuto te, mi hai fatto già svegliare. Oh, sì, sì. Ma chi sì, gli fate sì, sentire la canzone sì, che avete fatto voi? Sì. Vai, oh, incidi. Guarda là, vai, balletto, 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 olè, olè. Va bene? Da paura. E ti vorrei amare, ma non ho... Che mi sono... mi vengono i... Brividi. Brividi, buona che questa già mi si vuole rapire poi. Ma gli altri tuoi colleghi dove stanno? Quelli li volevo vedere. C'è Cicalone che se fosse venuto oggi. Invece io voglio capire. Sono gli altri più bravi, eh? Sì, sono un sacco moscio. A livello di cucina, cioè riuscite a fare cibo tradizionale? Certo. Bella domanda. Mi piace cucinare? Sì, riusciamo, ma per esempio io ho appena una settimana e mezza. Quando... Cioè, lei mangia solo fuori. Fa bene? Tipo? Sono venuta da quasi una settimana e mezza e volte. Ma questa periodo non ho cucinato. Preferisco più a mangiare fuori, più che sto qua a cucinare così e così. Cioè, non mi va. E qual è il piatto che fate più spesso? Certi tipi di cose che si cucinano. Cioè, in Romania si cucina un altro modo da come si cucina qui in Italia. Cioè, pure noi mangiamo la pasta, il riso e le cose italiane. Ma però ci sono
tante cose tradizionali, per esempio, come da dire, ciorba, che vuol dire la zuppa. La zuppa. E patate con il succo di pomodoro, con la carne insieme, tutta insieme. Ci sono certi tipi, non so come devo spiegare. Sì, dico, mantenere un po' le tradizioni, anche in un contesto sì. Così si riesce. Sì, le festività. Sì, quello sì. E quando fate, che so, un compleanno, vi riunite di più tutti insieme qui? Sì, sì, sì. E ci sono cose che si cucinano come di Natale, quando c'è qualche compleanno, quando sono i compleanni, quando c'è qualcosa. Ti viaggi? Siamo due e più i bambini, siamo sei, più quattro bambini, siamo sei, più sua madre sette. Che riesco a fare io in 15 giorni per sette persone? Niente. Non riusciamo a fare niente, quindi lascia perdere. Lei. Cioè, il massimo che noi stiamo al massimo 2-3 mesi. In 2-3 mesi riuscite a mandare un po' di soldi e andare pure su. Sì, a mandare un po' di soldi, a mandare un po' di roba a casa e a casa la vendiamo come sono qua ai mercati. Poi andiamo a casa, stiamo con i bambini un mese, due mesi, torniamo di nuovo. Ma voi sperate che i bambini, studiando, poi per il futuro, abbiano un futuro migliore? Eh sì. È giusto? Sì. Magari, che ne so, uno diventa medico, uno diventa ingegnere. Il Dio sa. Però sai, il sacrificio vostro da una parte è per quello. Sì, ma vanno a scuola, li manteniamo a scuola e... Tutto quanto, tutto quello che ci serve. No, abbiamo la casa. A casa? Sì. Costa poco la casa in Romania? Non l'abbiamo comprata noi, era da sua madre ha lasciato a noi la casa. Ah, ereditata. Sì, quindi abbiamo la casa. Cioè, venire dalla casa della Romania, poi ritorni qui, poi ritorni in casa. È tanto difficile perché ogni volta mi lascio i bambini e devo venire qua, ma purtroppo questa è la vita, finché non troveremo qualche lavoro, qualcosa per vivere un po' più meglio. No, a dire la verità no, perché non c'è il tempo, non c'è il tempo, vado a vedere, a trovare la roba. Vado 2-3 volte al giorno, poi vengo a casa, faccio un po' di pulizia che io sto lì e poi si fa subito la notte, non c'è tempo. Io vorrei fare di tutto, ma purtroppo non c'è tempo. Ci focalizzi sul lavoro invece che magari prenderti del tempo libero, sì. Perché più lavorate più soldi riuscite a mandare e più è semplice per loro. Tu non ti prendi mai un giorno di riposo, lavori tutti i giorni? Sì, pure adesso tra un altro po' andiamo via. E la tua giornata a che ora lavorativa, a che ora inizia? Al mattino? 9, 10, fino alle 10, 11 di notte. Sì, sì. Mazza tanto? Se non lavoriamo... Vi capita che magari, che ne so, quando andate in giro qualcuno arriva prima di voi e prende le cose migliori? Eh certo, c'è concorrenza. È giusto qua. Se tu non ti svegli alla mattina, un altro alle 5-6 già sta là. C'è già concorrenza. E come vi organizzate? Nel senso, se io fai finta, io e te ci incontriamo al cassonetto, e chi è arrivato prima prende. Vedo una persona che sta là, non me vado io a quella. Ah, ok. Vado un'altra parte. Vai un altro, sì. Che dici ormai quello. E se a quello gli sfugge qualcosa è buono, può capitare. È giusto. L'abilità è pure quella. Ma invece la corrente elettrica, voi c'è delle batterie, ho visto. No, abbiamo del generatore. Generatore? E a che va il generatore? A benzina? A gasolio? A benzina, sì. E i pannelli solari non ve l'hanno mai fatti vedere? Quelli che prendono il sole? No, abbiamo il generatore, l'abbiamo comprato e mettiamo la benzina ogni sera e abbiamo la luce. Ah, ok, no, perché immaginavo qui poi quando diventa buio praticamente... No, potete andare dietro, lì nelle spalle e vedete che c'è il generatore. Comunque c'è tantissimo riciclo di cose che magari uno butta, per esempio vedi le sedie, le reti, materassi, sedie, comunque il riciclo è importante. Cioè voi riuscite magari da tante cose uno butta magari a crearci pure una casa. Sì. Io ho visto quella è fatta con i bancali che uno butta così per strada. E con che le faccio se io non ce l'ho? Anche quello è vero. Lei per esempio stava dall'altra parte, no? Mi sta dicendo. Poi sapeva che c'erano loro, lei è venuta qua e subito le hanno aiutato. Cioè loro l'accolgono pure. E io ho chiesto, hanno giustamente, se domani venisse una persona. No, uguale, succede.
lo mettiamo con noi a letto con per aiutarlo, è un'ottima cosa. A fare qualcosa, non è che lo lasciamo per... Ho visto anche il marito della sorella è partito, loro stanno insieme per non lasciarlo solo. Ma tutti siamo così. Se non lo sapete voi che vogliamo povertà. Noi litighiamo adesso, ma se ho bisogno, se ci sta un bisogno, minuti tutto ritorna normale. Su Dio, sui miei ragazzini te lo giuro, che ci aiutiamo veramente. Ci credo. Almeno io sto così. Tutti noi siamo così uguali, perché sono dei momenti che siamo arrabbiati, stiamo come siamo, però... Ci sono dei momenti che quando vedi una persona in difficoltà noi aiutiamo uguale. Ma pure uno... A me mi aiuta, io sono veramente una persona. Ma è una coincidenza che siete tutti romeni, cioè se venisse uno del Congo... Non c'entra, anzi, aiutiamo uguale. Guarda che io ho aiutato un ragazzino, ha rubato una bicicletta, era italiano, un ragazzino di 13, 14 anni. Te lo faccio vedere che tu tanto vai qua, no? È venuto fino a qua. Io lo conoscevo perché uscivo con quei cani fuori al parco e lo conoscevo, lo vedevo sempre tutti i ragazzini qua. Quel ragazzino che cavolo ha fatto, ha rubato un motorino, uno di 12-13 anni, sapeva già cavalcare. Comunque pure lei, ho visto che c'è un momento di escandescenza, invece ci ho parlato solo. L'ho salvato. E c'ha i figli, è venuto lei. La polizia, figli, è venuto scusa, tutto, stava dentro la mia baracca, non gli ho fatto vedere. Non l'hai fatto vedere. Stavo dicendo, perché? Che faccio? Un ragazzino di 12-13 anni, che faccio? Faccio vedere la polizia, che fa? Va. Non c'è, non ho visto niente. Io ho litigato con mio ragazzo, mi sono separata per quel ragazzino. Per quel ragazzino. Devo termini, domando, parlo con tutti quelli che hai parlato. Sì. Grande, grande. Tu che fai? Bene ragazzo, mi cerco così di voi. Un Dio li benedica per voi. Io sta di un tempo lungo. Scopare la strada. Io pulisci la strada. Pulisci la strada. Pulisci la strada. Di un tempo lungo. Siamo un massimo di 20 anni. E un Dio li benedica per tutti che mi ha dato un beneficio. Che siamo oggi. Per loro, grazie mille per tutta la famiglia vostra. Oggi sta mia famiglia per voi. Grazie mille. Grazie. Ciao. No, grazie. Ciao. Io sto scubando la strada, pulisci la strada vostra e un Dio ti benedica. Via di Gonzaga, un'altra strada. Via di Gonzaga, pulisci. Sì, amico mio. Un'altra strada che mai sono oggi per Dio, che mi ha dato oggi Dio, io mi crescare per mia figli, per voi, da una pane per mia figli, pure io sei malato di epilepsia, un Dio ti benedica per tutta la vostra famiglia, grazie mille. Via di Gonzaga. Via di Gonzaga, date una mano a sto ragazzo. C'è lui che pulisce la strada. Pulisci la strada. Busso, non entra perché voglio essere discreto. C'è posta per te. Gli ha rotta la porta a bussare così forte. Se dai, può. Stava a mettere in guardia, l'hai visto? Se può? Posso entrare o no? Puoi entrare solo tu. Vai. Posso entrare solo io. Chi è qua tutto? Ciao. Questo c'ha vergogna. Che te vergogni? No. Dai, chi è? Chi è? La camera un cazzo spulata, ce l'ho la camera, lasciami per favore. Tutti e veri qui a fare. Ha detto di andiamo fuori. Dai, no, si vergogna, si vergogna. Vabbè, oh. Ma ha detto amico suo, eh! Se a noi non si vergogna. No, sì, scherzo, sto a parlare la telecamera, tranquillo. Lo vedete? Che io e Cicalone, grazie alla personalità e alla violenza di Cicalone e dalla sua capacità di menare che possiamo entrare dovunque. Anche nei camera. No, scherzo, scherzo. Fai così, ci hanno paura. No, io non mi faccio dai pugni la mattina, notate io come macchina. Ho dovuto io fare da, come si dice? Pacere, sì, da mediatore. Da mediatore, perché la mia capacità empatica fa sì che medio. Cioè, quello non ha detto una parola, stava aspettando solo il gancio. Parate di ballare. Ma la musica, potremmo far video. Ah, c'ha ragione. Mattia è stato morso! Cioè, guarda, sto in realtà mi ha morso pure a me, lo sai? Me lo dai a me, ma allora... Ma che te do te, no, te pare? Però sono i miei, però.
Forelle, no, mi dispiace, pure a me, ma pure a me mi ha morso, però non gli ho detto niente, sì. Ma mi ha detto la tuta carrapando, sponsor. Cioè, ma mi ha mozzicato, sto un fame fracico. Oddio, mi sento. E poi animalisti, io c'ho il cane, c'ho il gatto, non è quello. No, è geloso. Che t'ha visto parlare con lei, capito? Gli è presa perché t'ha visto parlare con lei. Ti giuro, preferisco ammazzami a me. Ma che t'ammazza a te? Ma non gli faccio niente manco al cane, gli avrei voluto dare un calcio nel culo. Per farti vedere che sono vaccinati tutto quanto. Sì, rieccolo. Aspetta, gli ha morso. Ormai sono amici. E quindi il 2 aprile all'Atlantico. Assolutamente. Lei. A Cana. Ma sa perdere il pantalone, c'è Maro. Occhio. Sì, una persona. Ah, ha morso pure a lui. No, non quelle due. No, no, no. Sto fame. Scusa, adesso lo sto. Vabbè, se ne andiamo. Cioè, io dico di mortacci sua. Ah, gli è presa proprio male a Mattia. Cicalone su YouTube, Cicalone. Oggi l'ho menato per strada, colpa di lei. Che ha scubato. No, per colpa, grazie a lei. No, per colpa. Grazie a lei. Cicalone, guarda. Io non fosse d'accordo. Certo. Io non mi meno. Dopo mi ha parlato. Sbagli, glielo dovresti menare. Sta sbagliando, oggi ha sbagliato troppo. Fai le iscrizioni storte. Eccolo, vedi, noi facciamo questi video. Fammi questo, per favore. Grazie mille. Che quando vediamo? Sei d'accordo? Simone, tra quanto lo pubblicano questo? Una settimanella. Una settimana? Una settimanella, sì. Dai, ma si arrabbiano gli animalisti oppure... Ma mi ha morso pure a me, A me mi ha sfornato la tuta canapando. Hai parlato l'entrata, sti cazzi. Che tuta, Mattia? Canapando. Ho capito. Bravo, cioè, va. Vabbè, famosi una foto, dai, foto. Andiamo. Foto. Allora ci siamo? Allora vorrei dire subito due tre cose. Ciao cara, grazie. Ciao. No, scherzo, scherzo. È la prima volta in vita mia che mi morde un cane, punto primo. Adesso porterò il mio cane Pados con Amstaff, è buono come il pane. Vabbè ragazzi, noi siamo stati qua, abbiamo conosciuto comunque le persone che stanno qui dentro, ci hanno accolto, ci hanno ospitato, ci hanno fatto vedere come vivono. Ovviamente non è facile, perché non è mai facile una situazione del genere, specie se devi aiutare la famiglia in Romania, devi venire a lavorare qui, poi come ci hanno detto bisogna alzarsi presto la mattina, bisogna andare in giro, bisogna caparsi anche le cose migliori per poi fare il mercatino, altrimenti non riesci. Poi la situazione comunque di degrado c'è sempre, anche perché dietro qui c'è la situazione dove il locale ha preso fuoco, perciò un po' di paura c'è sempre. Da questo punto di vista. E loro sono qua con noi e ci hanno raccontato praticamente tutto. Ma loro sono stati con noi in questo video, ma in realtà staranno con noi per sempre. Perché verranno con noi a casa, adesso non staremo. La terza puntata che ho visto di voi. Bacio. Ti ho conosciuto pure a te. Pure a me, proprio lui. Prima lui. No, lui ci stanno gli altri. Per via di sì. L'ho detto, la sì. Puttata, per favore. Che io ho visto. Io sono anche ragazzo di pulizia. L'abbiamo detto, sì. Pure sulle ma cose. Venite a casa con noi. Potete, cioè venite a casa, noi andiamo adesso. Cazzo, va. Grazie mille comunque. Guarda, chiusura del video, dai. Aspetta ancora. Torniamo. Dai, torniamo. Guarda, sei... Però sa che stai a casa tu. Grazie. Grazie mille. Grazie. No. Visto, ormai siamo diventati migliori amici. Una cosa ogni giorno. Va bene. Una storia ogni giorno se ti va, perché sei su YouTube, no? La batteria. Ok. Va bene.